ancora in collegamento il collegamento con Antonello Barone? Ce Sì, l'abbiamo? Non lo buonasera. vedo. Eccoci, ben trovato. Allora, io le chiedo scusa subito, ma purtroppo lei, spero mi capisca, sono giornate in cui arrivano notizie una dietro l'altra. Voglio intanto dire perché lei si è collegato con noi. Lei è venuto a parlarci del Molise. Qualcuno, a proposito del Molise, l'ha definita la regione che non esiste. Il Molise esiste, Esiste, e lo come se pensiamo noi. esiste. I nostri amici molisani in questo momento sono in allarme, stanno vivendo grandi preoccupazioni, preoccupazioni che in qualche maniera ci riguardano tutti, perché a Termoli, diciamo, è stato ad esempio chiuso l'ospedale ed è stato chiuso per un certo numero di giorni. Antonello È Barone non è ancora un medico, non è chiuso. un infermiere, è un consulente di comunicazione e ha fatto un appello ma anche una raccolta fondi. Le chiedo se è gentile a dirmi in un titolo qual è il problema e poi io le prometto che magari ci rivediamo lunedì sperando che le cose siano risolte, ma anche in quel caso lo raccontiamo. Prego Antonello. Il problema è che mentre in Cina in 10 giorni aprono un ospedale nuovo, a Termoli, in Molise, dal 5 marzo abbiamo un ospedale chiuso perché c'è stata una contaminazione da coronavirus. Ancora non inizia la sanificazione, probabilmente inizierà domani. Il Presidente della Regione ha detto che l'ospedale sarà riaperto il 16. Vedremo, cercheremo di Il 16 monitorare. Il sarebbe tema lunedì, quindi noi lunedì. lunedì ci ricolleghiamo con lei e mi dice se è arrivata la buona notizia e come stanno le cose. Ma spieghi a tutti quelli che non sono di Termoli, l'ospedale Sant'Imoteo, credo che si chiami così, Sant'Imoteo. Sant'Imoteo, chiuso a Termoli, significa cosa? Quante persone fanno capo a quell'ospedale? Significa che abbiamo 120.000 abitanti del Basso Molise senza un presidio sanitario, ma soprattutto abbiamo un nucleo industriale dove insiste una fabbrica della Fiat, 3 fabbriche chimiche di livello Seveso e una centrale Turbogas che non hanno la possibilità di avere un presidio di primo soccorso. E al Per questo momento abbiamo dove vanno le lanciato. persone se hanno un problema? In questo momento l'ospedale indicato è quello di Vasto, al confine col Molise in Abruzzo, ma ovviamente è una situazione precaria Certo che anche non perché si ci può sono tenere a tante lungo. persone che hanno. Quindi vediamo se il No. 16 riapre. Noi ovviamente siamo con i nostri amici molisani. Tra l'altro lei ha fatto partire anche una raccolta fondi perché diciamo che non guasta avere 2 lire No, per dare una assolutamente. E mano. volevo ringraziare in questo momento solamente con un flash una società del nucleo industriale, la Sorgenia, che ha avuto la sensibilità di fare una donazione importante, donerà i soldi per acquistare per la terapia intensiva di Termoli un respiratore. Spero che anche le altre aziende del nucleo, la Fiat, la Facciano la propria Montaiber. parte e diano il loro contributo. Sì, Grazie ad Antonello assolutamente. Barone, grazie davvero, Grazie però a voi. appunto lunedì ci dice com'è andata e speriamo di poter raccontare che si è risolta l'emergenza. Grazie a tutti gli ospiti che sono stati con noi, continuano le immagini della sanificazione, Santo. noi ci vediamo.